Tra i dati più significativi nel bilancio delle attività della Polizia di Stato nel 2023 a Pescara, la presa in carico di episodi legati a denunce per violenze e maltrattamenti ai danni delle donne. Questo soprattutto grazie alla sempre più crescente consapevolezza delle vittime non più disposte a tenere per sé determinati atti. 29 violenze sessuali contro le 18 del 2022, 57 i casi di maltrattamenti in famiglia rispetto ai 43 dell'anno scorso, addirittura 5 gli arresti sempre per violenza sessuale rispetto all'unica misura cautelare di un anno fa. Da questo punto di vista Liguori ha voluto anche sottolineare l'importante protocollo d'intesa con il Centro Aiuto Maltrattanti di Pescara. Non vengono firmate revoche di misure restrittive se non si è frequentato per almeno un anno il centro. Ma nel bilancio di fine anno che il questore di Pescara Luigi Liguori ha inteso condividere con i suoi uomini e l'intera cittadinanza al centro di Piazza Salotto, prima di lasciare l'incarico tra qualche mese, si registrano altri numeri importanti, con quasi 6.200 interventi sul territorio, oltre 200 arresti, 50 kg di droga sequestrata, mentre sul fronte dell'analisi dei reati, leggero calo rispetto al 2022, ma in aumento i furti predatori come borseggi o all'interno di abitazioni ed esercizi commerciali. Il bilancio è molto positivo perché dopo 3 anni della mia permanenza i dati, come vedete, sono sempre a rialzo o in maniera confermativa. Questo è molto bello perché spronare il personale, anche quando magari i numeri non sono tantissimi, anche quando le problematiche aumentano, e ottenere gli stessi risultati o migliorare i risultati. Per esempio abbiamo identificato circa 40.000 persone, siamo partiti da numeri molto più bassi, ovvero gli ammonimenti o gli arresti, abbiamo avuto 211 arresti nel 2023, faccio solo un esempio. Questo ci riempie di soddisfazione perché vuol dire che abbiamo fatto i compiti a casa e ci presentiamo davanti ai cittadini che hanno fatto oltre 6.000 chiamate e interventi, ritroverete questi dati, e siamo andati sempre a rispondere alle esigenze del cittadino, perché la Polizia di Stato deve esserci sempre, come dice un po' il nostro motto, e deve essere a disposizione dei cittadini. Quindi quanto meglio riusciamo ad efficientare la struttura, tanto meglio il cittadino avrà dei risultati. Il senso quindi di questo saluto a voi in questa piazza, ad opera dei nostri agenti, questo brindisi che abbiamo fatto, è proprio questo, che noi siamo i vostri servitori, nel senso più alto del termine del servire, certo. E siamo contenti di esserlo perché abbiamo fatto i compiti a casa.